Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Molise TV, iniziamo subito l'appuntamento con la rassegna stampa di questo venerdì santo 25 marzo, leggendo i principali titoli del quotidiano del Molise che apre con la scuola deve affrontare la paura. Anna Paola Sabatini, rinunciare alle gite di istruzione sarebbe una sconfitta, la dirigente dell'Usre del Molise interviene dopo i drammatici attentati terroristici di Bruxelles. Deciso l'appello del presidente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Molise Anna Paola Sabatini. Non possiamo rispondere a una strategia del terrore con la paura. Se dovessimo Entrare in questo vortice permetteremmo ai signori del terrorismo di raggiungere i loro obiettivi principali, e cioè controllare le nostre vite e improverirci culturalmente. Mentre poi a Disernia slittano le primarie del centro-sinistra. La data delle consultazioni è il 17 aprile, spostandoci a Trivento questa mattina l'addio a Mirela. La 32enne morta sabato al pronto soccorso. E ancora a Campomarino in auto con un etto di hashish arrestato, si tratta di un giovane di San Severo e poi Larino, l'Imam, torna davanti al giudice, oggi nuovo faccia a faccia in carcere, spostandoci nel taglio alto, 1.400.000 euro alle ditte impegnate nei lavori, ricostruzione post-sisma, accreditati altri fondi, ossigeno per le imprese e poi sanità informativa del ministro Lorenzin, frattura, incontro positivo, ieri l'audizione alla conferenza dei presidenti delle regioni. Spostandoci nel taglio basso, Campobasso e Isernia, il venerdì santo tra devozione e tradizione. Questo pomeriggio la processione a Campobasso e Isernia e ancora la protesta dei migranti. Aspettiamo i documenti. E poi troviamo lo sport Serie D: Alessandro Stacanovista dei Lupi con 28 gare su 28. E ancora giovanili, i baby dell'Agnone dell al torneo internazionale in Toscana. Proseguiamo con le notizie del quotidiano online Tutto Molise. Terrorismo: lo scorso 22 marzo, anche un po' di Molise a Bruxelles. La testimonianza del sindaco di Acquaviva Colle Croce, Francesco Trollio. Consiglio regionale del Molise, la seconda commissione, entra nel capitolo dedicato all'area di crisi complessa. E poi Campobasso, corteo di immigrati in protesta davanti la prefettura. Andiamo avanti con le notizie di Primo Piano Molise. Oggi l'addio a Amirella poteva essere salvata. Alle 10 nella chiesa di Santa Croce a Trivento. I funerali della 33enne morta sabato scorso al Cardarelli, parla il consulente della famiglia. Nicandro Buccieri ha partecipato all'autopsia. Sfortunata ma colpevole serie di eventi. E ancora nel taglio alto della stessa pagina Campobasso, corteo di migranti, poi la protesta in prefettura. Bogliamo i documenti. E poi spostandoci ad Isernia, appalti e tangenti ANAS, l'imprenditore Spinosa lascia i domiciliari. Spostandoci invece nel taglio basso, andiamo in Abruzzo, vasto verso il voto, i popolari di Ronzitti confluiscono su Desiati e poi Campobasso Gattari analizza il calo, sbagliati gli approcci e ancora serie di Agnone e Isernia al lavoro di Meo. Martella il gruppo, Geoffrey agisce da mental coach e ancora pallacanestro. L'Airino si prende anche gara due contro Chieti e prenota le finali previste ad aprile. Continuiamo con la Gazzetta del Molise che apre con post-sisma dopo anni, in quattro mesi liquidati 2 milioni e mezzo su 22, che sudata le 12 fatiche di Ciocca. Nel taglio alto troviamo l'Oscar del giorno eh, attribuito al senatore Ulisse di Giacomo, mentre la tapiro lo hanno dato ad Antonio Battista, il sindaco di Campobasso, mentre continuiamo la lettura con le pagine interne, a pagina 2, se non ci fosse Pillarella. Povera Regione Molise, da direttore dell'area seconda della Regione a direttore generale, nonché autorità di gestione del programma operativo regionale 2000-2006 e del programma pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva del Molise, ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi del 12 marzo 2003. Mentre spostandoci nel taglio basso, inclusione sociale, bisogna metterci più soldi. Il Movimento 5 Stelle chiama in causa la Regione e chiede a Frattura che nel bilancio di previsione venga aumentata la quota. A pagina 3 troviamo, siamo ottimisti, vediamo il bicchiere pieno per un, dec per un decimo pagata una trans delle somme dovute per i lavori di ricostruzione post sisma. Nel taglio basso della stessa pagina gli ordini professionali contro la Regione non pagando ci state affamando. Proseguiamo con le notizie del quotidiano online agenzia Stampa Molise. Campobasso, risposta dell'assessore comunale Bibiana Chierchia alla mozione di sfiducia. Isernia ha approvato il progetto di sistemazione del viale dei Pentri. E ancora Regione Molise, Movimento 5 Stelle Molise, reddito di cittadinanza, non ci accontentiamo. E ancora Isernia, Operazione Pasqua Sicura, controlli a tappeto dei carabinieri. Scattano denunce e sequestri. Campobasso, 3 aprile 1926-3 aprile 2016. Buon compleanno, Teatro Savoia. E ancora Isernia ospita l'inedita produzione dell'artista Antonio Finelli. E poi Termoli, giornata mondiale dell'autismo. Il Municipio si illumina di blu. Il nostro appuntamento prosegue con i principali quotidiani nazionali, aprendo con il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano apre quest'oggi con 5 killer e 50.000 euro per fare 31 morti e 4 miliardi di danni. Guerra asimmetrica, anche Salà doveva entrare in azione a Bruxelles. È ancora nel taglio alto, Acea, Caltagirone e PD all'assalto della Raggi. Politica e affari, il messaggero picchia e idem dietro. E ancora trasporti, il Ministero è indagato. Per i diesel il Jeep voluta negligenza contro cittadini e ambiente e poi stampa pubblica è la prova che i giornali sono alla fine Giulio Anselmi conformismo e notizie. Andiamo avanti con il quotidiano libero. La rete italiana di Salà, i legami con i jihadisti belgi, dalla libica aspirante ai Kamikaze di Palermo al marocchino che dalla Calabria parlava con l'attentatore del treno, al rapper che ha fondato a Brescia la succursale di Saira 4. La malapianta di Bruxelles ha già messo radici qui. È ancora sfiorata la catastrofe, volevano colpire le centrali nucleari. E poi sfida al buonsenso, la soluzione D'Alema: 8 per 1000 agli islamici per costruire le moschee. Concludiamo il nostro appuntamento con lo sport e con le principali notizie del Corriere dello Sport che Italia, ottima prova con la Spagna campione d'Europa, 1-1. a Insigne incanta Segna il gol dell'1-0 e sfiora il raddoppio con un pallonetto. Udine applaude. Ott ottimi segnali in vista europei. Conte, bravi, e ora continuiamo a pedalare forte. Mentre nel taglio alto c'è Clichy nella lista dell'Inter, il francese da Mancini e ancora il Milan si muove su Vistel il belga è un obiettivo nel taglio basso troviamo al lavoro per l'attacco Juve ecco Cavani già pronto per l'assalto e ancora due presidenti sul palcoscenico De Laurentiis va all'attacco dirò tutto e della Valle annuncia Susa Resta. Il nostro appuntamento finisce qui grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV vi lascio al meteo augurandovi buona giornata arrivederci. Il meteo è offerto da Signora, dico a lei Acconsegli assegni spendi e risparmi di Molise TV Corri a fare la spesa Spendi e risparmi conviene Spendi e risparmi non sono sconti Ma veri e propri assegni spendibili Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti Dai un calcio alle rinunce quotidiane Spendi e risparmi di Molise TV. E la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per venerdì 25 marzo. La circolazione depressionaria responsabile del maltempo dei giorni precedenti si allontana definitivamente verso i Balcani. Ne consegue una bella giornata di sole, salvo locali blandi annuvolamenti di passaggio. Ventilazione tesa dai quadranti nord-occidentali, con mari fino a molto mossi, specie sul versante adriatico. Temperature senza particolari variazioni o in lieve aumento nei valori massimi. Ma vediamole nel dettaglio: campo basso minima 1, massima 9 gradi, isernia minima 5, massima. Massima 11 gradi. Termoli temperature comprese tra 9 e 13 gradi. Il meteo è stato offerto da. Signora, dico a lei: ha con sé gli assegni Spendi e Risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e Risparmi conviene! Spendi e Risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.